Direi che in 2 anni il torneo di Indian Wells di sorprese ne ha regalate. E come se ne ha regalate ancora una volta, perché tutto ci potevamo immaginare, ma non che Taylor Fritz, peraltro, sembrava, non dico si dovesse ritirare, ma insomma che dovesse giocare in condizioni non perfette. Tutt'altro ci potevamo immaginare che addirittura la sua prima finale Master 1000 la vincesse in 2-7, perché alla fine quello che stava peggio in campo era evidentemente Nadal, che ci ha provato fino in fondo. Veramente Nadal, penso che più di così, più di quello che ha dato nella partita di ieri non potesse dare. È stato un torneo veramente sfibrante per Nadal. Secondo me è già un miracolo che sia arrivato in finale, perché oggettivamente con Korda la partita era persa, perché poco da fare, era persa la partita con Korda. Non c'era assolutamente nessun margine d'errore, non c'era assolutamente il minimo scarto, ecco, tra la vittoria e la sconfitta era veramente a un passo. La bravura di Nadal e dei meriti di Korda poi l'hanno portato avanti, ma un Nadal che ha faticato tutto il torneo. Non c'è stata una partita semplice, la partita con Kyrgios, la partita soprattutto con Carlos Alcaraz, dove ha dovuto tenere a bada sia il suo avversario sia il vento. E ne è uscito alla fine trionfatore in un terzo set che non sembrava comunque pendere inizialmente dalla sua parte, è venuto a rete un sacco di volte e veramente ha regalato ancora spettacolo, perché ha dato la sensazione di giocare in una maniera pazzesca a rete, ha giocato in una maniera pazzesca a rete, perché veramente ancora una volta l'ha dimostrato. Nella sua carriera comunque l'aveva dimostrato, non è il suo gioco, diciamo, primario, ma sotto rete non è che Nadal sia scarso. Sotto rete Nadal è uno che ci sa giocare e anche molto bene, come ha testimoniato contro Alcaraz, e soprattutto è un genio assoluto nel trovare soluzioni, perché all'interno della partita ha trovato delle soluzioni inesplorate e ha provato a trovarle anche ieri. Perché il primo set di Nadal oggettivamente non sembrava avere un Nadal molto negativo anche con se stesso, che scuoteva la testa, che sembrava anche rassegnato. Poi dopo il medical timeout, fra il primo e il secondo set, qualcosa comunque è scattato, perché abbiamo visto un Nadal diverso, un Nadal che ci ha provato, un Nadal che ha dato tutto, un Nadal che ha lottato per quello che aveva, ha cercato di trovare soluzioni in quella maniera lì, ossia lottando al 100% con quello che aveva. E io penso che difficilmente Nadal potesse dare di più di quello che aveva ieri, e non era assolutamente tanto quello che aveva Nadal in questa finale, perché giocava corto, con il rovescio ne ha sbagliato un sacco, anche al servizio ha sofferto ancora tantissimo. Non era poi neanche semplice da giocare la partita per Fritz, perché comunque arrivi in campo e sai di non essere proprio nelle migliori condizioni possibili, anche se poi Fritz obiettivamente non è che dava la sensazione di muoversi male, è stato ben, insomma, tutt'altro che male, anzi Fritz si è mosso piuttosto bene. Fritz ha giocato una partita
solida, quello che doveva fare l'ha fatto Taylor Fritz, l'ha fatto molto bene, e soprattutto veramente è stato molto bravo l'americano, perché nel secondo set era una prova di maturità proprio dal punto di vista mentale, perché veramente Nadal in quel momento lì era, dico meno matto, ma sicuramente ben al di sotto dei suoi standard. Fritz comunque si ritrova alla sua prima finale Masters 1000, peraltro in casa, contro uno come Nadal. Sai anche tu di non stare alla grande fisicamente, sei avanti di un set, però vedi di stare meglio del tuo avversario, quanta pressione ti può arrivare addosso. Ed è stato veramente bravo a gestire la situazione Fritz, perché potevano veramente sopraggiungere delle insidie piuttosto evidenti, e potevano sopraggiungere delle insidie notevoli, e invece veramente sangue freddo, barra dritta, e Fritz l'ha portata a casa al tiebreak, annullando anche diverse palle break. È andato sotto di un break all'inizio del secondo. È stato veramente molto molto bravo a gestire anche tutto quello che era il pubblico che spingeva Nadal. Sembrava giocasse in trasferta Fritz, nonostante fosse nato comunque a pochi chilometri da Indian Wells. Sembrava veramente dovesse giocare in trasferta. Invece Fritz veramente è stato bravo, perché ha giocato la sua partita, ha fatto delle cose magari non complicatissime, ma le ha fatte molto bene. Quando fai le cose semplici bene, comunque ti devono battere, ti devono battere. Fritz è andato molto vicino alla sconfitta questa settimana, è stato bravo anche a giocare delle partite giocate male, su tutta con Munar, ma anche con De Minaur ha rischiato di uscire. La stessa partita con Kecmanovic, veramente rischiava di buttarla via lui. È stata una settimana complicata, intensa, ecco, per Fritz, ed è stato veramente eccezionale a gestire certe situazioni ieri, soprattutto dal punto di vista mentale. Poi purtroppo non abbiamo assistito alla più bella finale, diciamo, degli ultimi anni, ecco. Peccato, perché sarebbe stato bello, insomma, vedere anche un Nadal trionfare. Non so, probabilmente è il vincitore morale Rafa Nadal di questa settimana Indian Wells, perché ha vinto delle partite su tutta quella con Korda, Kyrgios e Alcaraz, insomma, verranno ricordate per un bel po'. Fatemi sapere anche voi, insomma, nei commenti, che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi, al prossimo video.